Ciao a tutti! La ricetta che faremo oggi sono i waffle. Nel mio caso sono completamente privi di latticini. Sono ideali anche per chi è allergico al niger. Quindi io vi lascio la ricetta e buona visione! Gli ingredienti sono 3 uova, 90 ml d'olio di riso, potete sostituirlo con olio extravergine d'oliva o con qualsiasi altro tipo d'olio per chi non è allergico al niger. Un pizzico di bicarbonato, più o meno mezzo cucchiaino, un cucchiaino scarso, un pizzico di sale, 120 g di zucchero, 140 g di farina di tipo 00. Iniziamo subito a preparare i nostri waffle. Prendiamo le uova e le apriamo all'interno di una ciotola, tutte e tre, e ci aggiungiamo, tutte e tre, lo zucchero, versiamo dentro, prendiamo lo sbattitore e sbattiamo fino ad avere un composto bello gonfio e spumoso per più o meno 3-4 minuti. Vado. Una volta montato l'uovo con lo zucchero e un pizzico di sale, mi sono scordata di dirvelo, prendiamo l'olio, lo versate dentro e amalgamate. Movimenti sempre dal basso verso l'alto, così le uova non si smontano. Poi ci aggiungiamo il cucchiaino, più o meno, anche di meno, mezzo cucchiaino di bicarbonato e la farina. Adesso riprendiamo le fruste e amalgamiamo il tutto. Una volta quindi amalgamato il tutto, questa è la consistenza che dovrà avere. Prendiamo il nostro mestolino molto carino, la nostra piastra per i waffle, ve la faccio vedere, si sta riscaldando, è pronta, come vedete spia rossa accesa, è pronta, quindi la apriamo, prendo l'olio e la olio un pochino, prendo l'olio in uno scottex e la olio. Una volta oliata la piastra, andiamo a mettere la nostra quantità di impasto per fare waffle. Aspettate che vi faccio vedere. Qua mettiamo dentro così, più o meno un mestolino, anche di meno, da una parte e dall'altra, e chiudiamo e aspettiamo qualche minuto che il waffle sia pronto. Passato qualche minuto, eccoli qua, i waffle sono pronti. Adesso li prendiamo, mi aiuto con il cucchiaino, li prendo, li stacco, ecco qua, dalla ventola, sono caldissimi. Ok, eccolo qua, il nostro waffle, guardate, eccolo, tutto bellino. Adesso aspetto che si raffredda un pochino e poi lo rispolverizzo con zucchero al velo. Io questi waffle non ho messo aromi tipo limone, arancia, li ho fatti proprio, vi ho dato la ricetta base. Voi ovviamente aggiungete tutti gli aromi che vi piacciono di più, così è base, potete condirlo un po' come vi pare. Io continuo a fare i waffle finché insomma non finisco tutto l'impasto. E ovviamente riogliate con il fazzoletto ogni volta, sennò si attaccheranno. Eccomi qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. I waffle sono buonissimi, anzi, ho anche la ricetta delle neole morbide abruzzesi, tipiche, quindi della mia regione. Se vi interessa, io giro anche quella videoricetta che si fanno sempre con la piastra per i waffle. Voi fatemelo sapere qui sotto con un commento su Facebook, insomma, dove vi pare, ditemi sì, no. Che schifo, no, no, non ci interessa, che schifo, non si dice, non ci interessa, e io non la faccio, o la faccio, ditemelo voi. Volevo dire anche che la piastra per i waffle me l'hanno regalata, però so che si trova online su dai 15 ai 19 euro, più o meno 20 euro la trovate, una buona piastra in teflon, buona per i waffle. Io quello che vi consiglio è di prendere una piastra le cui piastre si staccano, perché è più facile pulire, perché io ho una piastra che non, le cui piastre non si staccano,
ripeto, piastra 500 volte, però è davvero un po' scomodina, cioè da pulire. Il giorno che si rovinerà ne prenderò assolutamente una, magari anche che costa un pochino di più, ma anche si staccano le piastre. Quindi questo è un piccolo consiglio. Io vi ricordo come sempre che se volete potete iscrivervi al canale, così non perderete le mie prossime ricette. E noi appunto ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!